Quest'anno all'interno del CES di Las Vegas era presente anche il PMA, la più grossa fiera di video e foto digitali. Con questa occasione molti produttori hanno portato le novità che vedremo nel corso dell'anno, come per esempio Fujifilm che lancia la X-Pro1, la sua prima mirrorless a lenti intercambiabili, dotata di un sensore APS-C da 16 megapixel. Arriverà con tre ottiche intercambiabili fisse, 18, 35 e 60 mm, e consentirà, come la tradizione Fujifilm, scatto semplificato in modalità manuale grazie a dei comandi presenti nella parte superiore e sul dorso della fotocamera. Canon presenta invece la PowerShot G1X, una fotocamera compatta destinata a un uso semiprofessionale. Questa fotocamera monta un sensore quasi APS-C da 16 megapixel con zoom ottico 28-112 mm. Interessante anche il display LCD ad alta definizione ruotabile e il mirino ottico con correzione diottrica. Nella parte superiore invece alcuni comandi per semplificare lo scatto in manuale. Dal canto suo Nikon non è rimasta a guardare e ha portato all'ultima novità, la D4. Si tratta di una reflex con sensore full frame, grande quindi quanto una pellicola da 35 mm, sensore capace di registrare foto fino a 16 megapixel. Questa macchina è ovviamente destinata a un uso professionale, quindi per chi fa della fotografia un vero e proprio lavoro o una grande passione, ed ha un corpo estremamente resistente sia agli urti che alle condizioni meteo più avverse. Novità di questa Nikon D4 è anche un nuovo tipo di memoria chiamato XQD, qui vediamo un esemplare di Sony, che arriverà in due tagli da 16 e 32 GB. Questa nuova memoria è in grado di registrare fino a 1 GB al secondo, quindi perfetto per scatti ad alta risoluzione e ad alta velocità. Polaroid lancia invece una compatta da 16 megapixel con zoom ottico 3x, e display touch da 3,2 pollici. La particolarità è che questa macchina fotografica non è una macchina fotografica, bensì uno smartphone basata su Android, è in grado di telefonare e collegarsi alla rete. In più ha questa particolare funzionalità di essere anche una buona macchina fotografica compatta. Da Sony ecco invece la Bloggy Live, un piccolo camcorder full HD in grado di trasmettere su internet in diretta il video che sta registrando tramite connessione wifi integrata. Per chi invece non può rinunciare al 3D, ecco la HDR TD20 con doppia lente, doppio sensore, doppio processore, ma dimensioni dimezzate rispetto al modello precedente, quindi videocamera full HD 3D grande la metà rispetto al modello dell'anno scorso. Ready Mania anche per Casio, che ha presentato un nuovo algoritmo in grado di convertire una foto 2D in HDR in una stampa tridimensionale su resina. L'effetto, come vediamo, è assolutamente realistico, la profondità viene ricreata e poi stampata sul blocco di resina. Una foto 3D quindi che si può veramente toccare. Allo stand Panasonic è stata presentata una nuova gamma di videocamere AVC-HD Full HD. I modelli di punta di questa nuova gamma dispongono inoltre di un accessorio, una nuova lente 3D, che attaccata davanti all'obiettivo consente di registrare foto e video in 3D. In casa Samsung invece a fare da padrone è il Wi-Fi e il servizio All Share. Grazie alla tecnologia wireless, alcune fotocamere del produttore coreano sono infatti in grado di inviare foto tramite connessione wireless direttamente su internet. Queste foto possono poi essere accedute semplicemente da smartphone, ma anche da web, senza necessità di collegare fisicamente la fotocamera al computer e quindi a internet. Il Wi-Fi è presente anche sulle videocamere, come questa QF20 di Samsung, una videocamera 1080i con impugnatura adatta sia ai mancini che ai destrorsi. Anche JVC ha deciso di integrare il Wi-Fi nella propria gamma di videocamere Everio. Qui la connettività wireless non serve soltanto a inviare i filmati su YouTube o altri social network, ma può essere impiegato anche per monitorare i propri bambini o addirittura come videocamera di sorveglianza Wi-Fi.
Chiudiamo con uno sguardo al futuro. Secondo Panasonic, le videocamere di domani saranno così. Si indosseranno dietro la testa e l'obiettivo spunterà all'altezza dell'occhio destro. In questo modo sarà possibile inquadrare e filmare immagini davvero in soggettiva, in prima persona, perché quello che vedremo verrà ripreso dall'occhio della videocamera. Saranno davvero così le videocamere e fotocamere del futuro? Ovviamente non possiamo ancora saperlo, ma questo prototipo di Panasonic promette davvero bene.